Vado da Sal. Ciao Antonella. Allora Sal, una buongiorno. Lettera per te, c'è posta per c'è te. C'è posta per me, vai. Allora, ciao Antonella, siamo Teresa e Marta di 5 e quasi 3 anni. La nostra mamma Agnese ci sta aiutando con questa lettera, naturalmente non sanno ancora scrivere. Come sta il tuo germano reale? Come sta il mio germano reale? Bene. Adoriamo tutti i tuoi animali. Adesso poi c'è anche Lupetto Wolf. Sì. Noi abbiamo una nonna meravigliosa che si chiama Millie, che è davvero super. Ci fa giocare, ci prepara un sacco di cose buone da mangiare e soprattutto mamma dice che ci vizia. Beh, i nonni sono fatti così, per questo. Tutti i nonni fanno così. Per di più, nonna aiuta i bambini a stare meglio perché lavora all'ospedale e quando torna a casa non ha mai perso l'energia per stare con noi. La cosa più importante però è che nonna Millie è davvero molto golosa e quando siamo a casa a guardarti insieme ai tuoi scoiattolini dice sempre che sogna di assaggiare una torta di sal de riso. Ci puoi aiutare a farle questo regalo? Ma certamente sì! Grazie Teresa e Marta. Eccovi accontentati Teresa e Marta per nonna Millie. Bene. Cosa ci fai? Allora, per queste bambine che hanno scritto per la nonna faremo un dolce internazionale che è la cheesecake utilizzando il pompelmo rosa e le pere coscia, che coscia? È il periodo. Sì. Ah, quelle là queste sono le qui, pere guarda coscia. Antonella. Le pere coscia, le pere estive, che iniziano ecco. Ora e li troviamo tutta l'estate. Coscia di Monaca, le coscia, coscia di Monaca. Ah, ecco. Per fare questo cheesecake naturalmente dobbiamo fare... Sì, ancora posso? Un po' acerba. Meglio, fai attenzione Antonella perché è un po' ancora duretta, ma tra qualche giorno sarà buonissima. Quindi utilizzerò non i semplici biscotti sbriciolati con il burro, ma andremo a fare un biscotto, un crumble da mettere sotto. Quindi mettiamo insieme la farina, aggiungiamo la polpa della bacca della vaniglia all'interno con lo zucchero al velo, mettiamo tutto insieme in planetale, quindi è veramente molto semplice fare questa preparazione. Le mandorle in polvere e iniziamo a miscelare tutte le polveri lentamente in questo modo. Poi qui ho preparato, Antonella, dei cubetti di burro. Buona, eh? Buonissima. Anche se ancora duretta. Mi piace per è quello. È veramente buona, sì. Sono ricchissime di potassio, quindi d'estate adesso si inizia a far caldo. Sì, aiutano a recuperare i sali minerali. Quindi ho messo in planetaria tutte le polveri, quindi la farina con lo zucchero al velo, le mandorle, la polpa del baccello della vaniglia. Ho miscelato, adesso lo sto facendo lavorare lentamente, ho inserito i cubetti di burro freddi da frigorifero, vi raccomando. E quindi aspettiamo, lo facciamo lavorare lentamente per fare un crumble. A questo punto però, mentre aspettiamo, ho messo a bollire il succo di pompelmo rosa. Ho miscelato qui lo zucchero con la polpa del baccello di vaniglia, anche qui. Ho messo dell'amido, lo vado a inserire all'interno del succo. Quindi l'amido, Antonella, mi serve anche per legare. Il fumo della planetaria, no? Da questa prospettiva, ho detto, oh, mamma mia, la planetaria fuma. No, è il invece vapore del pompelmo rosa. Esattamente. Quindi facciamo cuocere il succo di pompelmo con lo zucchero, vaniglia e un po' di amido perché ci serve a legare e vado ad aggiungere dei cubetti di pere coscia. Ecco qua, già cubettati prima, naturalmente con un pochino di succo di limone. Vado a inserire all'interno. In questo modo qua. Ma qual è quell'aggeggio dentro? Lascio cuocere. Scusami, quell'aggeggio che c'è nella planetaria, cos'è? Un'ancora? Questa sì, è un'ancora, questo viene dal mare, no? Questo è un nuovo attrezzo che utilizziamo per impastare più velocemente, quindi oltre allo scudo o la foglia, la frusta, il gancio, c'è anche questo attrezzo qui che riesce a impastare in pochissimi ancora, minuti. Sembra un'ancora. Esattamente, come vedi in pochissimo tempo abbiamo impastato la nostra pasta per realizzare il crumble che vi faccio vedere come lo facciamo semplicemente. Quindi non c'è bisogno di impastare tantissimo, ci fermiamo prima quando tutti gli ingredienti si sono così amalgamati fra di loro, prendiamo una schiumarola, un ragno possibilmente e andremo a fare il crumble, queste così. Bricioline qua, esattamente. C'è uno che ha chiamato da Minori che è rimasto fuori col gommone perché non ha trovato più l'ancora. Esatto. E l'ancora gliel'ha rubata Sal. Sì, era...
mezzo al mare. Quindi o un setaccio largo oppure fate questo lavoro qua con una, con un ragno, meglio ancora, molto più semplice, quindi la gestione del... riusciamo a colare direttamente, a farlo cadere direttamente all'interno del, dell'anello d'acciaio. Ovviamente ho messo il foglio di carta da forno, facciamo tutte queste briciole come vedete, così lo compattiamo in questo modo, andiamo Aurora, in forno. Aurora, ti piace questo metodo? Non l'avevo mai, l'avevo provato con le gratelle del forno, però effettivamente con il ragno non l'avevo mai visto. Hai visto? È sempre bisogno, si impara sempre. Io non l'ho mai visto col ragno. Ecco qui, andiamo al forno, 180 gradi per 16 minuti e il nostro biscotto sarà pronto. Nel frattempo lasciamo cuocere ancora un po' il nostro composto col pompelmo rosa. Io ho già pronto il mio biscotto bello freddo che è qui, naturalmente. Vado a fare la crema cheesecake. Giusto. Allora, per fare il cheesecake, naturalmente, quello originale, bisognerebbe prendere il formaggio americano. Io lo faccio con i formaggi italiani, mi sono preparato del mascarpone, perché questo non va in forno, è un'altra cosa importante, questo certo, cheesecake non va in forno. A parte la base, ecco. Esattamente. Poi aggiungiamo dello zucchero all'interno, okay, la crema pasticcera. Che se viene avanzata un po', la mettete dentro. Per dare anche la parte delle uova già cotte e pastorizzate, in questo caso. Mm-hmm. Quindi andiamo a fare, amalgamare tutto, a miscelare tutto, in questo modo. Poi gli diamo un po' di acidità utilizzando del succo di limone. Aggiungiamo del succo di limone e della gelatina che ho precedentemente raffreddato. Ho messo in ammollo in acqua fredda, ho sciolto a bagnomaria e adesso la vado ad aggiungere. Eccola lì la gelatina, che è un addensante chiaramente, quindi... Bella calda, non vi preoccupate, potete inserirla direttamente dentro calda, che la andiamo ad emulsionare con tutto il formaggio in questo modo. E poi gli diamo... il limone. Il limone. La parte acida. Esattamente. Secondo te, Antonella, cosa manca qui a questa crema cheesecake? Ma non so, un po' di panna. Viva la panna! La panna montata, dai! Scalisce la montata! Perché mi è venuto in mente, di solito lui alleggerisce con la panna, esatto, quindi... E siccome noi lo facciamo sempre, è importante farlo anche adesso. Andiamo ad alleggerire la nostra crema cheesecake con la panna semimontata, con pochissimo zucchero, quindi qui abbiamo un equilibrio di zucchero incredibile, perché non c'è tanto zucchero, no. C'è il succo di limone che comunque ci aiuta ad abbassare la dolcezza. Beh, un dolce. Esatto. Poi la panna con questo tocco di limone, voi non sapete che cos'è. Vero, eh? Peccato. Speciale, peccato. Speciale. Allora, il nostro composto di pompelmo rosa e pere kosher è pronto. Vado ad aggiungere un po' di colore, perché voglio dare un colpettino di colore, un tono un po' più vivo. Un po' più rosso. Esatto. Pompelmo rosso. E un po' di buccia di limone. Un po' di freschezza del mio limone di Amalfi. Esatto. A questo punto andiamo a separare... No, no, mi serve Antonella, grazie. Scusami, vedi, io porto via le cose perché pensavo ti desse un fastidio. Allora, lo separiamo. Ne mettiamo una parte qui e la andiamo a frullare. E una parte invece la facciamo raffreddare a temperatura ambiente, perché ci serve all'interno del nostro cheesecake. Pure? Eh sì, perché non è che all'interno non troviamo niente. Qua qualcosa dobbiamo trovare. Non troviamo niente, perché va bene, Allora, questo lo lasciamo raffreddare, io ce l'ho già freddo naturalmente, certo. Eccolo qua, e vado a cospargere tutta la parte del biscotto. Metto un po' a posto. Grazie, grazie Antonella. Così. La crema la posso pulire volendo dopo, eh? Se serve. Visto che poi parti, va, godi un po'. Ma era per pulirla, eh? Non I è love che... you. Allora, guarda qui. I just call. To say how much I care. Tutti i nostri cubetti di pere e pompelmo li abbiamo sistemati in questo modo e vado adesso
a farcire con questa cremina, con questa bella crema, questa buonissima crema cheesecake. È un capolavoro comunque. È un capolavoro. No, ma grazie, guarda, Elina. Una cosa così, tu dici il cheesecake. Il cheesecake di sal de riso non è il cheesecake. È il cheesecake di sal de riso. Ma soprattutto è un cheesecake all'italiana, con i formaggi italiani, con le nostre, con i nostri ingredienti straordinari, che tutto il mondo ci invidia. Ecco qua. Adesso lo andiamo a congelare in abbattitore o in freezer per un paio d'ore e naturalmente io ce l'ho. Gli ha rubato, guarda, ladro! No, perché... È già vestito da ladro, ha rubato anche la panna a Lorenzo. Ma chi, io? E guardati! Vabbè. È il mio lavoro! Vabbè, è vero, è vestito da banda bassotto. Allora, Antonella, nel frattempo queste vanno fatte raffreddare, certo, frullate, con il frullatore a immersione, andiamo a glassare. Con lo stesso ripieno, con lo stesso ripieno che abbiamo messo, abbiamo frullato, lasciato raffreddare a una temperatura intorno ai 30 gradi. E facciamo una glassatura abbondante in questo modo qua. Poi prendiamo il phon, che io mi faccio dare sempre dalle ragazze, che te lo danno volentieri in cambio della torta. Guarda che meraviglia, guarda che colori che ha questa torta, sembra il colore dell'estate, dell'anguria, Allora, meraviglioso. Lo poggiamo qui sopra, guarda Antonella. No vabbè, ma anche questa cosa qua, come ti viene di metterla lì? E bisogna pensarci quando c'è la difficoltà, comunque bisogna ingegnarsi. Quindi riscaldiamo l'anello piano piano in questo modo. E una volta che lo sentiamo morbido, che si inizia a scendere, lo caliamo giù. Esatto. Ecco qua. Vabbè, bravo. Mettiamo sopra il nostro cheesecake. Ho preparato degli spicchi di pompelmo tagliato a vivo, che vado a mettere al centro, una pera che ho tagliato in questo modo, decorando, per poter decorare la nostra torta. E mettiamo ancora un po' di pere a cubetti sopra in questo modo qua. E per non dimenticare gli ingredienti che abbiamo utilizzato, vado a decorare con delle lamelle di mandorle. No, vabbè, io mi sono incantata, dovevo firmare qui, adesso firmo veloce. Grazie, stavo guardando talmente sale, e qualcun altro deve venire a prendere la torta per portarla a nonna Milly, eh? Può mangiare, ecco qua. No, guarda, no, no, è una nonna straordinaria, quindi la devi portare alla nonna Milly. Intanto abbiamo l'altra torta, vabbè, la mettiamo di la qua. La nonna, sono bravo, sono d'accordo con le nonne. Bravo. Raccomando, oh, ce ne due, eh? Ce ne due, una per il tavolo finale. Il tavolo finale è il nostro. E certo che è il nostro. Ah, ecco. Lui pensa già al dopo. Eh sì. Hai capito? Il tavolo finale ci sono io. E quindi, va bene. A nonna Milly da parte dei suoi dolci nipotini, Teresa e Marta. Grazie, grazie Sal, grazie.